Una giornata molto sentita, quella della memoria, per il comune di Monbaroccio, che ha visto riaccendersi alcune iniziative nel ricordo dell'Olocausto. Il 27 gennaio è infatti stato oggetto della ripartenza del progetto Luci nel buio per la Shoah, che coinvolgerà per il quarto anno tutte le scuole di ogni ordine e grado d'Italia per realizzare elaborati dedicati ai giusti di quel terribile momento. Una ricorrenza alla quale la città di Monbaroccio è storicamente legata dall'importanza del Beato Sante, laddove in quegli anni di crudeltà furono salvate tantissime famiglie ebree e non. Il ricordo di chi subì in maniera così brutale non deve mai essere dimenticato e per il sindaco Emanuele Petrucci il coinvolgimento dei giovani è l'aspetto più importante. Coinvolgere i giovani su quello che è il fattore, il ricordo e soprattutto il giorno della memoria è per noi un elemento contraddistintivo. Bisogna che questa amministrazione faccia nei prossimi anni un'attività ancora più intensa rispetto a quanto la stia facendo, anche se non ci siamo mai fermati nel merito, per far sì che i nostri ragazzi possano preservare e raccogliere la testimonianza di quelli che sono i veri valori della vita, conoscendo anche appunto quelle che purtroppo sono anche le testimonianze di allora. Gli anni da quel tragico sterminio passano, il ricordo rimane, ma le testimonianze sono sempre meno. Abbiamo veramente pochissime testimonianze storiche purtroppo legate a quel periodo. Purtroppo stanno venendo a mancare tanti anziani, fra cui coloro che ci ricorderanno questi momenti. Abbiamo ad oggi ancora più il dovere di far sì che quella testimonianza e quelle situazioni non solo non venissero dimenticate, ma sicuramente non dovranno minimamente essere ripetute.